Bentornati su Pokémon Platino. Se mi sentite leggermente diverso è perché non sto registrando da casa mia. Infatti sono a Stoccolma. In ogni caso, andiamo avanti nella storia. Yeah, verso il percorso 203. Allora, qui ci sono nuovi Pokémon da catturare, o meglio uno. Quindi se volete un certo Pokémon di tipo acqua, che vedremo più avanti, lo potete prendere qui o nel percorso 204. In ogni caso, sono i Pokémon a darmi la carica. Forza, andiamo! Kriketot, Zubat! Non dovresti annunciare a un tuo avversario i Pokémon che hai prima della battaglia, ma ok. Kriketot! Darwin! Devo stare attento perché questo Kriketot ha pazienza e non voglio... Appunto. Ah, che pizze. Quanto gli faccio più di metà vita? Ah, dannazione. Beh, vai Starly di riserva. Ti sacrificherò. Ok. Kriketot accumula energia. Ricordo che questo non è il nostro Starly. L'ho preso solamente per uno scopo. Ossia usare la cacciabruma. Sopravvive? Assolutamente no. Infatti dovrei allenare più Dynablade che Darwin. In quanto tecnicamente Darwin si allenerà da solo durante la palestra, dove non userò Dynablade ovviamente. Allora, intanto cominciamo a dirvi cosa ho visto dalla prima parte, perché nonostante sia qui in Svezia, ho visto alcuni commenti della prima parte, perché sono connesso con il mio nuovo PC portatile. Ve l'ho detto che l'avrei usato, o meglio, ve l'ho detto che l'avevo preso. Ok, bene. Zubat. Crobat. Allora, prima di tutto ho visto il problema sfocamento. Ossia, ho notato che alcuni mi hanno detto che Tonks il gioco si vede sfocato. E io rispondo con è normale che si veda così, perché dal 3DS i pixel del DS sono distorti. E quindi sì, l'unico modo per aggiustare sarebbe giocare tenendo, cioè avviare il gioco tenendo premuto Start e Select, in modo da far apparire lo schermo più piccolo nel 3DS e quindi con i pixel giusti. Il problema è che poi non ci vedo niente io e quindi non potrei leggere niente. Già leggo male, quindi immaginate. Poi, altra cosa, cos'era? Ah sì, ho visto persone che hanno scritto perché prendi sempre lo starter d'erba? Ma posso scegliere almeno il Pokémon iniziale? Oh. Posso scegliere almeno la squadra in questo let's play? Ah. Bene, non mi sparo già che ci stiamo. Non mi separo mai dal mio Shinx, siamo molto uniti. C'è un cane che abbaia sotto, wow. Allora, carissimo Mimo, che bel nome Mimo. Vabbè, Shinx non dovrebbe avere mossa elettrica all'8, quindi non mi preoccupo troppo. E attacco rapido è la migliore mossa da fare, quindi vai. Ah, fa davvero freddo qui, eh. Non so se ci credete o no, ma si gela, anche con il riscaldamento in casa. Perfetto, che altro... Ah giusto, la grafica l'ho fatta io per l'ennesima volta, perché a quanto pare qualcuno non l'ha capito. No, il grafico non si è sentito bene in tempo, o meglio non mi ha risposto, e quindi l'ho dovuto fare io. Ed è per questo che le barre a destra sono strane. Sì, lo so, faccio schifo con Photoshop, ma che ci posso fare? Ok, adesso concentriamoci un po' sul gioco, perché ci ho messo una vita per far partire la registrazione su sto PC nuovo. Che tristezza, e che batosta. Quindi vorrei registrare, se non vi spiace. Allora, altro allenatore, altro bullo. Prima di sfidare il capo palestra mi eserciterò con te. Ok, carissimo bullo che ti chiami... Gennaro? No, Giulio! O Giulio! No, Giulio. Oh mio Dio, ho un Machop. Non so se lo sapete, ma io detesto i Machop. Sono... dopo... un altro Pokémon, è uno dei miei Pokémon peggiori, bene o male. Sì, nella mia top 10 di peggiori Pokémon mai creati. Non so perché, non mi piace. Non riesco a farmelo piacere, Machop però è figo. Machop? No! Ok, Machop è morto, ho distrutto, disintegrato, perfetto. E... 11! Impari qualche mossa? No, vero? No, assolutamente no. Sembra che non sia ancora pronto per una sfida presso una palestra. Ok, Giulio. Allora, un'altra cosa che volevo dirvi è che proverò... un attimo, allenatrice?
Stavo dicendo, nel Pokécron l'ho già spiegato che proverò a prendere tutti quanti i software, giusto? Annet, bel nome. Però ci sono alcuni software che prenderò in maniera strana. In che senso? Se non erro, alcuni software si prendono solamente una volta a settimana. Per software diversi. Non ricordo se era così, mi sembra così. E poi bisognava soddisfare alcuni requisiti, quindi prenderò la maggior parte, ok? Perché altrimenti, sì. Starly versus è uno scioglilingua? Starly versus Starly. Provateci anche voi, Starly contro Starly è molto meglio. Quale sarà lo Starly migliore? E il mio. Direi di sì. Allora, Dynablade. Un altro po'. E Badiou. Non voglio cambiare Pokémon. Badiou. Ma troppo carino. Dunque, che cosa vi posso raccontare? Assolutamente niente, perché non ho niente da dire. È bruttissima come cosa. Ed è bruttissimo stare da soli, perché sono da solo qua sopra. Abra! Adesso vi posso parlare di Abra. Parliamo di Abra, è un Pokémon di tipo pisco. E si può trovare in questo percorso, però ovviamente la sua unica mossa è teletrasporto. E sapete già com'è. Non sono poche le leggende di ehi, Abra Shiny, ho solo teletrasporto. Quindi non ve le dirò e non farò niente del genere, a meno che non trovo anche uno Shiny. Ma non credo di trovarlo, perché in questa generazione, e in tutte le generazioni, sì, tranne la prima, era un Pokémon Shiny, un Pokémon che si trova con una possibilità su 8192. Perché sto tirando fuori i numeri? Ho detto che non l'avrei fatto più. Ah, scusatemi. A volte la mia vena di... non so come si chiama. Insomma, a volte questo mio lato di... tecnico, ecco. Il mio lato tecnico di Pokémon sorge. Ho ottenuto la medaglia stupenda dal capo palestra di Mineropoli. Quindi sarei forte almeno quanto il capo palestra. Vediamo subito che mossa puoi usare. Simona, che manda... Psy. E questo è il Pokémon che potete incontrare in questo percorso. Quindi se volete un Psyduck o un Golduck, potete prenderlo senza problemi, perché si trova qui e anche nel percorso 204. Un'altra cosa. Sì, Psyduck non è di tipo acqua psico, ok? Perché ci sono ancora persone che si confondono con questa cosa. Un po' come io mi sono confuso con Lugia nell'episodio in cui ho catturato Lugia di Zafiro Alpha, dove ho detto che era acqua volante. No, ho detto che era acqua psico, ho detto wow. Ecco. Anche Golduck non è così. Cioè l'evoluzione di Psyduck, perché hanno i nomi contrari, non si sa perché, ma ce l'hanno così. Ok, 11 Darwin. Abbiamo l'avuto la meglio sulla Simona. Ok. Sto un attimo vedendo il tempo di registrazione per Pokémon selvatico, magari è proprio Psyduck. Vediamo. No, è un Bidoof che abbiamo già. Quindi ciao ciao, non mi interessi. Ah, non vedo l'ora di prendere i primi repellenti. Se non erro, si potevano già comprare? Penso di sì, però non voglio spendere ancora soldi. Allora, difesa X. Ok, a proposito di repellenti, lì ce n'è uno, perché me lo ricordo. Abra! Perfetto. Tanto scapperà lo stesso, quindi faccio fuga prima io. Ciao ciao Abra. Un modo buono per catturarlo sarebbe usare provocazione, ma non abbiamo provocazione, quindi... repellente. Ok, e ovviamente Pokémon selvatici giusto prima di uscire dall'erba alta. Ossia uno Shinx. Mi spiace davvero tanto non Mi dispiace di non aver scelto Shinx come mio Pokémon di tipo elettro o come mio Pokémon del party in generale. Ma già sono andato per Staraptor, che è una scelta iper comune, quindi almeno fatemi evitare l'altra scelta iper comune. Quel Pokémon nuovo di zecca è molto strano per un viaggiatore. Non hai ancora molta esperienza come allenatore, vero? Ma non importa, l'importante è che tu ami Pokémon. Ti voglio fare un regalo. Eccoti una macchina nascosta. L'MN06. Indovinate cosa contiene? Questa macchina nascosta, in breve MN, contiene la mossa Spaccaroccia. Un Pokémon che impara questa mossa può frantumare dei massi sul campo. C'è possibile solo se l'allenatore ha la medaglia della palestra di Mineropoli. Se non si ha quella medaglia, non si può usare la mossa... non si può far usare al Pokémon la mossa MN Spaccaroccia di fuori della lotta. Mamma mia! Ok. Detto questo, sì, c'è una sezione nord del Varco Mineropoli. Si chiama Varco Mineropoli questo? Credo di sì. Però...
non la posso fare. Cioè, si può fare anche una volta ottenuto subito, una volta ottenuto spaccaroccia, però per la completezza bisognerebbe farla, cioè per esplorarla in maniera completa bisognerebbe avere surf e la bici. Quindi, sì. Eric, dov'è Ariel? Story! Allora, cominciamo con azioni. Questo Starly mi mette un po' di paura, perché non so se ha attacco d'ala o no. Non credo, non dovrebbe. No, non ce l'ha, lo impara il 9 attacco d'ala. Perfetto, allora, azione. Bene. Pure lui, sì, azione. Più veloce di me, dannazione, lo sapevo già. Ma è che il Rapid Artigli si attiva quando non devo subire danni. Ok, piano piano. E Shinx, stavolta lo lascio a Dynablade. Perché sto allenando Darwin? Non lo so. Devo allenare prima Dynablade. Lo sapete già la palestra, l'ho detto prima, ok? Ok, Shinx. Prepotenza? Niente prepotenza, perfetto. Attacco rapido. Quick attack. Che poi Shinx... Bene, dovrebbe essere una specie di cucciolo di leone. Sì. Dovrebbe essere un po' come Litleo. Credo che dovremmo allenarci di più. Solo che non è di tipo normale, è di tipo elettro. E non è di tipo fuoco, ma è di tipo elettro puro. Ok, ultimo allenatore. Per festeggiare la mia presenza in questa grotta ti sfiderò. Ok, carissima. Sei una femmina? Sì, una picnic girl. Elvira, che mi ricorda un po' Martinia dell'esplode di Pokémon Y. Darwin. Ah, mamma mia, perché non sei ancora di tipo acqua normale, carissimo Bidoff? Così ti faccio fare più danno. Ok, morirei lo stesso. Era un brutto colpo quello. Quello era un brutto colpo. Beh, considerate che Tartuig è più fisico... Fisico? Non riesco più a parlare, un attimo che mi tolgo le cuffie. Perfetto. È più fisico che speciale. Cioè, nonostante una natura che aumenta l'attacco speciale. Però ho deciso di tenerlo in così, perché... Oltre al fatto che lo potrei... Quello era un brutto colpo. Va bene. Rapid Artigli, eccolo qua. Perché lo potrei utilizzare sia come attaccante misto, se mi va. Ma l'importante è che non diminuisce l'attacco e la difesa, che sono i suoi punti forti. Beh, diminuisce la difesa speciale, la natura ardente, ma... un altro critical! Ok. Assorbimento. Io. Ciao, Bidoff. Ok, e boom. È bruttissimo non sentire l'audio del livello 12 del gioco, perché ho già detto, mi sono tolto le cuffie perché non ci sento niente, non sento la mia voce, quindi non riesco a parlare bene. Beh, immagino che anche una sconfitta sia una cosa da festeggiare. Tecnicamente no. Ok. Oh no, proprio all'ultimo due passo. Zubat. Lo sapevo, all'ultimo passo Zubat. Sempre lui o lei in questo caso, perché è femmina. Allora, ciao Zubat. E si esce appena riesco ad uscire. Perfetto. Salve allenatore. Ma guarda un po', non ha neppure una medaglia? Sarà meglio che ti dia da fare. Vieni con me, ti accompagno alla palestra. Pam 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 pam. Ma c'è qualcuno lì? Ehi, Barry! Oh, sei tu, Tonks! Ce l'hai fatta ad arrivare qui, finalmente! Che lentezza! Ehi, sai che il capopalestra è forte? Giuringiorello, non ti sto mentendo! Se il capopalestra è così forte, chissà com'è rispetto a mio padre! Ci sono appena stato! Comunque il capopalestra è andato alla cava di carbone! Se vuoi sfidarlo, sarà meglio che tu lo raggiunga laggiù! Grazie, Barry! Quindi andiamo subito nella cava carbone! Quindi prima curiamoci, però, perché altrimenti non riesco a sopravvivere niente. Farla adesso la cava carbone o farla nel prossimo episodio? Vabbè, considerate che dalla lunghezza rimanente del video dovreste già intuire quello che farò. Però sì, la farò in questo episodio perché mi sembra di aver fatto pochi minuti. Quindi avrò fatto quanto? Un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi facciamo un video un po' più lungo, dai. Mi piace fare video lunghi. E poi con sta linea che funziona per una volta. Allora. Oh, sì, un attimo. Qui ci sono strumenti che prendo sempre quando vengo qua. Allora, questa pila di residui è detta accumulo di scorie. È ciò che rimane dall'estrazione del carbone. E contiene anche una squamacore.
se non erro più di uno, ci sono più di, cioè più di un oggetto qui in giro nella cava carbone. Però adesso non possiamo prenderli ovviamente. Super colpo, lo userò. Mi sembra che ci fosse un altro strumento qui vicino, adesso non ricordo dove, ma vabbè, ignoriamo il fatto e andiamo avanti. Comunque sì, qui ci sono molti strumenti e vorrei un attimo andare qui dentro perché non ci vado mai. Vediamo se c'è qualcuno o qualcosa che mi dà qualcosa. Ok, no, ci sei solo tu. Stai visitando la nostra cava? Fantastico, fai proprio bene. È bene imparare cose nuove e allargare i propri orizzonti. Comunque, nei file di gioco c'è uno strumento chiamato sacca carbone, mi sembra, o qualcosa del genere. Sì, la cava di Mineropoli, Pokémon al lavoro, bene. Però non sono mai riuscito ad ottenerla in maniera legit. Cioè, so che si può ottenere ficcanasando nei file di gioco, però non so come si ottiene normalmente. Idem per altri strumenti, perché c'è uno ci credete o no, c'è uno strumento base che vedremo poi, che non ho mai preso, perché non so come si fa a prenderlo. Non lo so, però c'è. Tutti quelli che lavorano nella cava tengono con sé dei Pokémon, e può capitare che ti sfidino. Io pensavo fossero delle rocce, ma poi hanno cominciato a muoversi. E indovina? Erano dei Pokémon, eppure sembravano delle rocce. Avrei incontrato il rarissimo esemplare di... Gioco lavora con me? Di Geodude, perfetto, è la prima volta che il gioco soddisfa i miei desideri. Vai, Jarwin! Penso di fare metà cava. O a sfidare un allenatore, uscire e poi continuare nel prossimo episodio. Perché? Perché c'è un'altra cosa che voglio far vedere e non voglio dimenticarvene. Perché so di so che me lo dimenticherò. Ok. Geodude. Allora, se avete scelto un Pokémon di tipo fuoco all'inizio del gioco, indovinate chi, e non avete, non lo volete fare evolvere prima della palestra, perché ci sono persone del genere, potete catturare un Machop, non qui, ma in un percorso che è a nord di Mineropoli, che vedrò adesso, quindi andremo direttamente lì. Sono entrato solo per prendere la pozione, e poi basta. E ciao ciao Zubat, bene. Allora, a nord di Mineropoli, ah vabbè, c'è il... A parte che c'è un museo che vedremo poi, anzi lo vedrò adesso in questo episodio, dai. C'è il percorso 207 con ben uno strumento visibile, una Pokéball, delle bacche irraggiungibili per noi al momento e uno strumento invisibile, un'altra Pokéball. Allora, se il gioco lavorasse con me, ti prego lavora con me gioco. Non voglio catturare nessun Pokémon, però voglio farvi vedere che... Che ci sono dei Machop qui, ma non è questo quello che volevo farvi vedere. Perché io odio i Machop, lo sapete già. Bene. Allora, gioco, lavora un'altra volta con me. Non fare il cattivone. Ok, ultimo Pokémon, altrimenti vi dirò direttamente chi si cattura qui. E poi, fine. Dai. No, ultimissima possibilità, altrimenti poi non ce la faccio più. Ah, che pizzi, devo un'altra volta vedere qual è l'audio migliore per il mio, per il gioco. Devo ricominciare l'editing da capo, perché di solito salvo tutto quanto in un progetto e poi modifico solamente il file video e audio. Invece adesso devo fare tutto da capo. Allora, gioco, lavori con me, non lavora con me. In questo episodio si può... In questo percorso si può prendere un Ponyta. Quindi se volete un Pokémon di tipo fuoco veloce, che impara mosse decenti, c'è Ponyta. Però impara solo mosse di tipo fuoco, non impara altre mosse. Impara Sprizzalampo, ma in quinta, non adesso. E... Quella pista è troppo scivolosa, ti ci vorrà una bicicletta per percorrerla. Non è una bicicletta? Ai Vapoli c'è un negozio di bici. E infatti... Ecco qua. Quindi, andiamo un attimo al museo. E già che ci sto, anche uno screenshot perché lo posso fare. Cheese, ok. Così so anche che miniatura darà la parte. Oh mio Dio, si sta scurendo lo schermo del PC. Ok, devo togliere il save screen, ok. Screensaver, ok. È molto lontana da qui, ma c'è una città di nome Evopoli. Ho sentito che ci abita un tipo curioso, noto come esperto dei sotterranei. Con un nome del genere deve sicuramente conoscere il sottosuolo come le sue tasche. Lo vedremo, lo vedremo.
Ciao, ti do il benvenuto al museo minerario di Mineropoli. Grazie. E tu? Ehi, ciao, come stai? Io studio i fossili dei Pokémon. Sì, proprio qui. Sto per farcela, riuscirò a portare a termine il processo di estrazione dai fossili. Voglio riuscire ad estrarre Pokémon dai fossili, ma ancora non ci riesco. Beh, ti torneremo a trovare, caro. Forse. Per lavorare in una cava devi avere nervi di acciaio e un fisico possente. Pensaci, essere avvolti nelle tenebre mentre si scava come forsennati. In effetti, però in questo gioco abbiamo l'illuminazione automatica, a meno che non serve flash. Wow, devo averlo trasportare un Pokémon fortissimo. Questo che è un pezzo di carbone gigante? Giusto? Sembra di sì, forse me lo dirà questo qui. Wow, e così questo è carbone? Non mi aspettavo una cosa del genere. E guarda che colore, è davvero così nero come dicono. Beh, il carbone è nero. Sì. Tu stai davanti a questo coso, cosa? Incredibile, la cava di Mineropoli si stende sotto il mare. Davvero? Un attimo, proviamo. Perché ho la mappa città. Sto usando la mappa città, davvero? Bene. Quindi arriva fine qua giù? Come diamine fa ad estendersi fino sotto il mare? Ok. Ah, è vero che poi sì, no, ah, giusto. Poi vedrete poi. Vabbè, lasciamo perdere. E adesso, io vi saluto e ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Purachina. Dove? Andremo nella cava. Ciao.